accanimento terapeutico. L'ultimo a parlarne è stato Papa Francesco. In un messaggio diretto ad un convegno europeo sul fine vita, ha detto: «Gli interventi sul corpo umano possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, ma questo non equivale a promuovere la salute». Si parla di accanimento terapeutico per i trattamenti che sono inutili per curare la malattia e che rischiano di portare nuove sofferenze al paziente. È quello che è successo nel 2007 a Giovanni Nuvoli. Completamente paralizzato dalla SLA e tenuto in vita da un respiratore artificiale, ha chiesto ai medici di staccargli la spina. La procura è intervenuta per impedirlo e così Nuvoli ha iniziato uno sciopero della sete e della fame fino ad arrivare alla morte. Ed eccoci in studio ora un servizio di Simone Disegni. Abbiamo mandato Simone un po' in giro per Milano e Torino per cercare di capire cosa poi effettivamente pensano le persone, quindi il servizio di Simone Disegni. Io sono favorevole. Senz'altro. Sarei favorevole. Sì, perché è giusto rispettare le sensibilità di tutti. Somiglia a un coro di consensi pressoché unanime la reazione degli italiani al progetto di legge sul fine vita. Perlomeno a giudicare dalle voci dei cittadini raccolte in due grandi città del nord, Torino e Milano. Tutti o quasi, senza dubbio, concordano su di un principio di fondo irrinunciabile, quello di evitare a malati terminali cure inutili e non più risolutive. Ma se vede dei miglioramenti, allora è una cosa. Ma se i miglioramenti non li vedi, passano 15-20 giorni, quella persona lì non si riprende più. Perché allora? Allora per me quello è un accadimento. Sì. Le cose si complicano quando dalla teoria si passa alla pratica. Prendere la decisione reale di interrompere le cure e staccare la spina è sempre una scelta dolorosa, drammatica. A chi attribuire l'onere e la responsabilità di questo passaggio? Questo è un problema. Dipende la persona stessa in che condizioni è, se è in condizioni di poter ragionare o meno, se no i genitori, i parenti stretti. Ma tu riesci a parlare e dire guardi, stacchi tutto? Siamo sempre lì e dovrebbe essere proprio una cosa, una prassi dell'ospedale. Ah, ecco, allora sì. Secondo me è una questione più di, nel senso, di volontà personale, uno deve poter scegliere. Se l'ho lasciato scritto prima, è giusto che sia un'entità terza, un giudice, quello che è. O il medico, certo, il medico sicuramente. Io penso che sia un qualcosa che deve essere deciso prima dalla persona, nel senso che decidere per un altro per me mi metterebbe profondamente in crisi, perché esistono sempre i miracoli. Punti di vista diversi, questioni aperte, dilemmi etici e pratici che attraversano la società e ciascuno di noi. Ma sulla necessità di colmare finalmente il vuoto legislativo, il consenso sembra davvero trasversale. Io mi reputo credente, quindi non lo farei così in 5 minuti, però è giusto tener conto delle sensibilità di tutti, uno stato laico. E mentre la legge italiana sembrerebbe avanzare, anche in realtà nella Chiesa cattolica il pontificato di Papa Francesco sembra produrre delle aperture sul tema del fine vita. Le parole pronunciate dal Papa qualche giorno fa e poi ampiamente riprese dai media, secondo alcuni però sono state strumentalizzate e di fatto il Papa ha riconfermato e detto nuovamente posizioni già assodate del catechismo della Chiesa Cattolica. Allora cerchiamo di capire un po' meglio su questa questione e ascoltiamo il servizio di Daniele Polidoro. Un no chiaro e ripetuto all'eutanasia e all'abbandono dei malati terminali, ma anche un convinto no all'accanimento terapeutico. Si può riassumere così la posizione di Papa Francesco sul fine vita. Lo scorso novembre il pontefice ha dato segnali di apertura sul tema, anche se in realtà le sue parole non fanno altro che riproporre la tradizionale posizione della Chiesa. Bergoglio sa di non poter trascurare più l'evoluzione di scienza e tecnica, capace ormai di prolungare la vita oltre limiti che finora sembravano impensabili. Occorre dunque, dice il Papa, avere saggezza perché è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono degli effetti sul corpo, ma non giovano al bene della persona. Francesco riprende il concetto, che si rifà al magistero della Chiesa, di mezzi proporzionati per curarsi.
considerando in un tutt'uno rischi, risultati, difficoltà, spese e non ultimo, volontà e forza fisica del paziente a cui spetta la decisione finale. Per Bergoglio, dunque, è moralmente lecito rinunciare all'applicazione di terapie o sospenderle, quando il loro impiego non è proporzionato alle cure. Tuttavia, bisogna specificare che la Chiesa non dice sì all'eutanasia, che rimane sempre illecita in quanto all'obiettivo di causare la morte. Sospendere le cure sproporzionate, invece, è un atto che ha con sé un significato etico diverso, in quanto assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale. Insomma, è la consapevolezza di non poter più contrastare l'ultimo atto della vita. Ed eccoci tornati in studio, ora con noi un altro ospite, è in diretta telefonica con noi Adriano Pessina. Pessina è direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del direttivo della Pontificia Accademia per la Vita. Buongiorno Pessina. Buongiorno. Ci aiuti a capire le parole del Papa che tanto hanno suscitato eco. Hanno portato effettivamente degli elementi di novità? Credo che le parole del Papa abbiano detto in modo nuovo una posizione che è abbastanza classica, direi, all'interno della tradizione della Chiesa Cattolica, e cioè l'idea che l'accompagnamento al morente deve essere sempre proporzionato. E credo che questo sia uno dei temi fondamentali che riguarda la questione del fine vita. Dall'altra parte ha ribadito il no all'eutanasia, che peraltro è un no che è presente anche in molte nazioni, e ha ricordato anche la saggezza di evitare quello che si chiama accanimento terapeutico clinico, cioè una sproporzionalità negli interventi. Da questo punto di vista credo che il discorso del Papa non aggiunga dal punto di vista dottrinale delle cose nuove, forse ha richiamato delle tesi che spesso sono state disattese. Perfetto, invece le chiediamo anche un commento sulla legge in discussione, la legge sul biotestamento ovviamente. Questa legge la convince? Ci fa un commento? Allora, questa legge di per sé ha degli aspetti positivi che peraltro sono già presenti, direi almeno in linea di principio, all'interno dell'ordinamento italiano. Vorrei ricordarne alcuni. Innanzitutto direi il punto di partenza, quando si parla che questa legge ha come scopo la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. Quindi questo dovrebbe essere il principio fondamentale. C'è un ottimo riferimento al fatto che si debba evitare l'ostinazione irragionevole quando si è sul fine vita, quindi poco prima di morire, e quindi la questione di una proporzionalità delle cure. Assolutamente positivo il riferimento alla pianificazione dei trattamenti, cioè l'idea che si possa concordare col medico di fronte magari a malattie neurodegenerative o di lunga durata come pianificare il tempo della cura. Molto importante anche il riferimento alla palliazione del dolore e al fatto che il momento della relazione fra medico e paziente debba essere considerato come un aspetto della cura. Secondo me poi la questione più delicata è una accentuazione molto forte sul tema del consenso informato, perché giustamente la legge ricorda, ma ripeto, sono argomenti che sono già presenti anche nel codice deontologico, giustamente ricorda la centralità del paziente e la decisione del paziente, però credo che come dire, sia da discutere il comma 2 dove si dice che la relazione di cura si basa sul consenso informato. In realtà il consenso informato dovrebbe essere uno strumento, una modalità, un mezzo per attuare la relazione di cura, e da questo punto di vista c'è il rischio che il consenso informato si trasformi in un modello puramente procedurale nel rapporto così complicato, specie quando le malattie sono lunghe e invasive, che segna la relazione medico-paziente. Ecco, questo credo che siano alcuni degli elementi che si possano mettere in campo. Aggiungerei che è proprio dello spirito del tempo il fatto che sia le direttive anticipate sia come dire, la parte dedicata al consenso informato
siano fondamentalmente improntate al modello della rinuncia, cioè quello che risulta rilevante in tutto questo testo non è che il paziente possa chiedere delle cose, ma soprattutto possa rinunciare. Ecco, credo che questo segni in qualche modo un clima che si è creato, anche una sorta di drammatizzazione, per cui sembra che in Italia l'unica cosa fondamentale sia poter rinunciare e non anche il poter avere delle cure adeguate. Certo, la ringrazio. Cappato, vuole aggiungere qualcosa a questa puntualizzazione sul consenso informato, ad esempio? Beh, intanto ovviamente il diritto alla salute, a essere curati, a essere assistiti è coperto da altre leggi, non avrebbe avuto nessun senso che questa legge se ne dovesse occupare, perché è già stabilito altrove. Qui si elude, a mio avviso, la questione della libertà di scelta, perché sotto il titolo consenso informato, cioè alla fine la domanda che mi viene da fare anche a Pessina è: chi sceglie? Certo, l'alleanza medico-paziente è fondamentale e il medico ha un ruolo fondamentale nel maturare, tanto nell'assistere la persona e in particolare nel curare la persona che vuole vivere, ma anche nel prospettare le varie opzioni. Se a un certo punto il malato decide, magari il malato che ha lottato per anni per vivere, decide basta, allora il medico può opporsi, può mettersi di traverso, può fare valere una volontà di segno diverso? Io dico di no. Tra l'altro, anche nelle dichiarazioni del Papa, questo punto è stato sottolineato, cioè la decisione è del malato. Dopodiché è chiaro che l'altro aspetto importante sottolineato dal Papa è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il progresso medico-scientifico, di non rimanere ostaggi del progresso medico-scientifico. Poi è vero, rispetto alla nostra posizione, alla nostra proposta, noi siamo come associazione Luca Coscioni, come radicali per la legalizzazione dell'eutanasia, il Papa ha posto un no netto. Io ritengo che una volta che è un malato gli si dia il diritto a un malato terminale, un malato che sospendendo le terapie andrebbe a morire, gli si dà il diritto di sospendere le terapie e quindi di morire, credo che sia giusto farglielo fare, in consentirgli questa possibilità, soffrendo il meno possibile e quindi garantendogli di non dover intraprendere una lunga agonia. Quindi io trovo contraddittorio riconoscere il diritto a morire sospendendo le terapie e invece a una persona che magari sta soffrendo anche di più ma non è attaccata a una macchina non concedergli il diritto di morire. Però è chiaro che questa è una distinzione messa sul tavolo molto chiaramente. Almeno la legge sul testamento biologico riconosce al malato di poter sospendere le terapie vitali anche se i medici non fossero d'accordo. Pessina, vuole rispondere? Assolutamente sì, credo che innanzitutto bisogna dire che la legge prevede che qualora il paziente decida di rinunciare anche a delle terapie o anche degli strumenti di sostegno vitale, la legge già prevede il fatto che sia aiutato a non soffrire, ma la fondamentale... Certo, no, infatti io sono a favore della legge. Sì, sì. Mi lascia finire. Non volevo interrompere, stavo semplicemente interloquendo. Pessina, continui. Interloquendo con lei. No, certamente. Quello che voglio dire è questo, che se dobbiamo parlare di questa legge, ci troviamo di fronte a questo vero problema, che questa legge fatica a passare per l'interpretazione estensiva che ne danno i radicali, altrimenti questa legge sarebbe già passata. Tanto è vero che molte delle obiezioni nascono sul fatto che una legge che dovrebbe essere chiara è poi oggetto di interpretazioni molto diverse tra siamo loro. Siamo potentissimi. No, non siete potentissimi, ma avete la capacità di muovere molte emozioni e a volte le emozioni aiutano e a volte no. Quello che invece io voglio sottolineare è questo, che propriamente parlando, se vogliamo fare discussioni alte, non esiste alcun diritto di morire, perché la morte non è né un diritto né un bene da tutelare, mentre esiste sicuramente anche la capacità e la volontà da parte del paziente di accettare la propria condizione mortale, quindi di rinunciare a quello che ritiene sproporzionato per lui, anche se non lo è clinicamente per altri,
e quindi in questo senso di essere accompagnato, come dire, a una fine che sia in qualche modo capace di alleviare anche la sofferenza e il dolore fisico. Credo che questo rientri nello scopo della medicina. Tutto il resto, come dire, in qualche modo esula dalla medicina e introduce un problema molto serio, e cioè il problema che il diritto è un diritto fondamentalmente che tutela un bene. Ora, io credo che la morte non sia un bene e che lo Stato non possa mai erogare la morte, neanche la pena di morte, ancora meno pensare sulla che ci pena sia di morte... un diritto... No, neanche la pena di morte. Sulla pena di morte sfonda una porta aperta, come sa, siamo impegnati da decenni per la moratoria. Non sovrapponiamo le voci, però Pessina è stato chiarissimo, lo ringraziamo. Grazie. Arrivederci. E adesso passiamo a un altro servizio per fare chiarezza sul tema. Abbiamo ovviamente interpellato anche un medico, perché i medici alla fine sono quelli che concretamente poi negli ospedali si trovano a gestire i pazienti e spesso anche a decidere in qualche modo per loro nei momenti più difficili, più delicati. Abbiamo intervistato il dottor Furio Zucco, medico palliativista e presidente dell'associazione Presenza Amica, ed ecco quindi il servizio di Andrea Boeris e Valentina Danesi. Dottor Zucco, chi decide la sorte del paziente? Il dibattito a priori è la persona. Può disporre della propria vita o non può disporre della propria vita? Questo è il dibattito. Chi può decidere su una terapia sproporzionata? Il medico, sicuramente l'equipe, ma poi l'ultimo decisore sostanzialmente, ecco, è il malato. Se è competente, competente non in senso di competenza, che conosce le specifiche tecniche, ma competente, una volta si diceva, in grado di intendere e di volere. Allora, per tutti quei malati che praticamente non sono capaci di intendere e di volere, o i malati che per un incidente, no, caso è Luana Englaro, non sono in grado di esprimere, quindi il problema è duplice, quello del consenso informato e delle decisioni da persona cosciente o competente, e invece cosa fare delle persone che a un certo momento per vari tipi di problemi apparentemente in quella situazione non possono più decidere. Quanto conta la volontà del paziente e come matura questa volontà? L'ultima cosa che abbiamo lanciato come Presenza Amica è un progetto culturale al quale teniamo molto, che si chiama Consapevolezza Ora, che nasce da un'osservazione comune, ma soprattutto riportateci dai volontari che operano in ospedale a domicilio, che ci riportano alla bassa consapevolezza, il livello basso di consapevolezza dei malati e delle famiglie che giungono alla fase finale della vita. Pensiamo che la tematica della consapevolezza non possa crescere dall'oggi al domani, ma vada sviluppata all'interno della società con dibattiti che portino poi ad una crescita, che non vuol dire che tutti debbano necessariamente voler sapere in che situazione, ma che chi vuole sapere abbia gli strumenti per. Cosa si intende per accanimento terapeutico? Il problema è che mentre l'eutanasia è definibile a priori, il termine accanimento terapeutico, che è tutto italiano, perché non esiste nelle altre lingue, è un termine indefinibile a priori. La terminologia nella quale poi ci si sta orientando è: se si vuole colpire l'opinione pubblica si utilizza accanimento terapeutico. Perché uno subito dice accanimento terapeutico, questi gli stanno facendo qualche cosa non solo che non serve, ma che gli fa male. Invece quello sul quale ci stiamo sempre più orientando è quello di sproporzionalità, di qualche cosa che praticamente non serve. Nella sua esperienza di medico palliativista, ci sono persone che sono arrivate a chiederle di interrompere le cure per morire? Nella pratica esperienziale mia, ma di molti altri palliativisti, la richiesta di por fine alla vita in ambito di cure palliative è bassissima. Eccoci ancora in studio, siamo ormai in chiusura. Capato, vuole aggiungere altri elementi a questa nostra, questo appuntamento di oggi, sì, sul fine vita? Secondo me è importantissimo distinguere il piano morale della scelta che ciascuno può fare dal piano legislativo e politico, che significa regole che devono valere per tutti. Allora, con il testamento biologico
o con l'eutanasia legale, nessuno sarà mai ovviamente obbligato a fare il testamento biologico, a fare l'eutanasia. Quindi anche persone che possono essere moralmente contro, perché non lo farebbero mai loro, come per il divorzio, come per l'aborto, non, per convinzione, per religione, non importa, non lo farebbero mai, non è un buon motivo questo per impedire ad altri che trovassero insopportabile una determinata condizione di farlo. Questa è la distinzione fondamentale di uno Stato laico e liberale, la distinzione tra peccato e reato, tra giudizio morale e libertà e responsabilità in termini politici e giuridici. Perfetto, chiarissimo. Grazie al nostro ospite telefonico Adriano Pessina, grazie a Marco Cappato per essere stati con noi. Ricordiamo anche che è uscito da poco l'ultimo libro di Marco Cappato, Credere, Disobbedire, Combattere, edito da Rizzoli. Un ringraziamento a tutta la redazione, grazie a Federico Turrisi, Gioele Anni, Marta Facchini, Mattia Guastafiero, Simone Disegni, Daniele Polidoro e Valerio Berra per i servizi, grazie al nostro fonico Simone Abarno, grazie alla caporedattrice Valentina Iorio e al nostro tutor Danilo De Biasio. Per oggi è tutto e appuntamento alla prossima edizione di GR Sestina. But if less is more, how you keep in score means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society.